Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, qua è Pisk che vi parla col terzo episodio della serie Fortnite Tips Italia. Finalmente siamo tornati, c'è stato questo piccolo periodo di pausa, di intermezzo, dove finalmente è arrivata la nuova season. E con la nuova season eccolo che sono arrivati i nuovi oggetti, ragazzi. Abbiamo avuto a che fare con l'introduzione di diversi nuovi item che vedremo probabilmente nel corso dei prossimi episodi. E oggi, finalmente, a grande richiesta, andremo a trattare proprio l'introduzione del nuovo pump. Questo nuovo pump, ragazzi, è stato introdotto dopo la nuova season in 6 diverse rarità, ovvero tutte quelle presenti nel gioco. Abbiamo quella bianca con un damage di 80, quella verde con un damage di 85, quella blu con 89, quella viola con 93, quella dorata con 98 e quella mitica con 102 danni. La vera e propria particolarità di questo fucile, ragazzi, che lo rende unico nel suo genere, è proprio stata l'introduzione della nuova dinamica di pressione del tasto, ok? Cosa significa? Questo fucile a pompa, con il mantenimento della pressione del tasto per sparare, si caricherà fino a tal punto da effettuare un danno veramente assurdo. È bene precisare che ogni fucile, in base alla sua rarità, ha un tempo di ricarica differente. Inoltre, il fucile di kit, ovvero quello mitico, è l'unico ad avere 5 colpi nel caricatore. Bene o male, la media di ricarica è più o meno va dai 5,5 secondi ai 4,3 fino a quello di kit. Allora, con l'introduzione di questo fucile, come vi dicevo, è stata introdotta questa nuova meccanica di sparo. Sicché, grazie al gameplay del nostro caro amico Stilix, canale verrà messo in descrizione, vi mostreremo quali sono appunto i metodi più efficaci per utilizzarlo, anche in combo con armi come il P90 e il fucile nuovo Spara Shockwave. Allora ragazzi, eccoci qua direttamente col gameplay. In questo caso Stilix stava giocando un'arena a 5300 punti. Qua Stilix sa di non avere un fucile d'assalto, ha un P90 in mano, dice prova a cercare la laserata, aspetto che si avvicina. Purtroppo non lo riesce a laserare molto forte, però comunque gli fa un 19 blu. Quello che cerca di fare subito dopo è giocare d'anticipo, ragazzi. Cosa significa? Cercare di prendere il tempo sul vostro avversario, giocando con mosse d'anticipo, quindi provando a fullboxarlo, mettergli dei muri attorno come in questo caso, cercare di giocare molto d'anticipo in modo tale da sfruttare la capacità di ricarica di questo pompa e timare lo shot per fare un danno molto più elevato. Mentre nella clip precedente abbiamo visto come introdurre un fight magari con una piccola laserata, in questa vi voglio mostrare la grossa potenza del nuovo cannone Spara Shockwave. Come vedete qua lo Stilix avvista un avversario in discesa da una svolazzata rapida e quello che decide di fare è cercare di volargli addosso sfruttando il nuovo fucile Spara Shockwave. Lo fa benissimo, gli atterra molto vicino e sfrutta anche la nuova dinamica introdotta per caricare il fucile a pompa. Quindi praticamente para, la Shockwave a terra, carica il nuovo fucile a pompa in aria, atterra, sparo, pulito. Qua la situazione è un po' differente invece, lo Stilix si ritrova all'interno di un box fight con un nemico accanto. Quello che cerca di fare subito è cercare di capire dove si trovasse il bersaglio. Non appena se ne accorge, carica anche soltanto leggermente questo fucile a pompa, che caricato anche di poco, vedete, è in grado di fare un danno veramente elevato fino a 147. E poi lo finisce con un P90. Quindi la dinamica che vi voglio spiegare è principalmente cercare di timare al meglio lo shot. Detto questo, ragazzi, siamo arrivati al termine del video, però voglio dare delle mie piccole considerazioni su questo nuovo fucile a pompa. Allora, dal mio punto di vista è un fucile fortissimo, bisogna solamente dargli il tempo per essere capito. Logicamente all'inizio, con l'introduzione, bisogna imparare a saperlo utilizzare, a saperlo sfruttare al meglio. Però vedrete che nel giro di poco tempo sarete in grado di farlo tranquillamente. Cercate di giocare molto sulla pazienza, quindi cercare di boxare il vostro avversario piuttosto che preparare il vostro pompa e tenerlo sempre carico anche negli spostamenti, soprattutto quando vi trovate anche in delle situazioni di box fight con più persone attorno o vi state muovendo magari all'interno di delle abitazioni mentre siete appena atterrati, piuttosto che siete in endgame e vi state muovendo in mezzo a una situazione. Cercate di tenere questo pompa sempre carico e pronto alla mano, mi raccomando. Se avete altre domande, ragazzi, io vi invito a lasciare nei commenti qui sotto ciò che vi interesserebbe fosse trattato nel prossimo video. Io vi auguro una buona giornata da Pizza e Tutto.